Davanti al futuro patron Enrico Massi, invece, il Giulianova fa un figurone impartendo una severa lezione agli aquilani, che dovranno iniziare a questo punto a guardarsi le spalle. Per la squadra di Francesco Giorgini sono invece 3 punti che servono per mettere una seria ipoteca sulla salvezza. La prima azione di Marca Giuliese con un tiro di poco al lato di Gaetani al quarto, ma la squadra aquilana non sta a guardare al 18° con un tiro di Caprioli che crea qualche problema falso che ribatte la sfera che termina poi sui piedi di Scippol che da posizione angolata alza sopra la traversa. Le due squadre danno l'impressione soprattutto di badare a non prenderle, anche se al 24° e al 28° Esposito prende per 2 volte la mira dalla distanza, mancando in entrambe le circostanze di poco il bersaglio. Sugli spalti i tifosi della curva ovest danno il benvenuto al prossimo patron, mentre in campo al 32° è Carrato a trovare il miracolo di falso su una violenta conclusione ravvicinata. Pungolata da qualche fischio dei tifosi, la squadra di Giorgini ha un nuovo lampo al 37° con Gaetani che in area in equilibrio precario alza troppo la mira. Il gol è solo rinviato e arriva al 40° quando l'attaccante Giuliese, pescato tutto solo in area aquilana, non sbaglia mettendo alle spalle dell'incolpevole Gerosi. Ma le sorprese non sono finite perché al 43° Gaetani questa volta serve con una perfetta torre un bel pallone a Nassi che chiede di essere solo spinto in rete per il 2-0. L'avvio di ripresa è però sulla falsa riga della conclusione della prima parte di gara con il tris firmato da Esposito al 10°. Gara praticamente chiusa anche se al 12° è Caprioli sempre su punizione a chiamare falso alla respinta con i pugni. Il resto della gara è quasi accademia per i giallorossi anche se al 27° falso deve rispondere da campione al tiro di Scippol prima della bella parata un minuto dopo di Gerossi su Mariani. Ma è la giornata di Maurizio Nassi che realizza al 31° il poker prima del 5° gol segnato al 40° minuto dal neoentrato De Matteis e della 6ª rete griffata dall'ottimo Mariani. I giallorossi fanno giustamente festa, mentre per la Miternina è buio pesto.